Ciao ragazzi, oggi vediamo come allenare bene addominali, glutei, lombari e spalle e quindi iniziamo. Guarda bene, stringendo forte l'addome ed evitando di inarcare la schiena, quindi facendo anteroversione non retroversione, alzando la gamba ad altezza bacino, la porti di lato. Attenzione, le spalle sono perpendicolari alle braccia, il collo è neutro, quindi guarda sempre a terra e attenzione alla prossima. In questo caso azioniamo la spalla, quindi con una bella rotazione di spalle, appunto, l'addome chiuso forte, attenzione sempre in anteroversione, non inarcare mai la schiena, il collo guarda bene, è neutro e anche qui provi a fare l'esercizio bene. In questa parte invece si uniscono sia la gamba che il braccio, quindi rotazione della spalla e spinta della gamba, quindi gluteo e spalle. Attenzione, se guardi bene, la gamba d'appoggio è completamente ferma, non ha nessun movimento. Con il braccio perpendicolare alla spalla, appunto, in questo caso l'idea è andare a trovare anche l'obliquo, quindi la gamba che si alza all'altezza bacino, spingi, quindi forzando il movimento fino a trovare il braccio opposto. Attenzione sempre al collo che rimane neutro, fai un movimento lento e fatto bene. E poi lo fai anche alternato, quindi questa è proprio una variante, ma è lo stesso identico movimento. Chiudi forte l'addome. Qui a terra invece, per quanto riguarda i lombari, quindi il quadrato del lombo, come direbbero quelli bravi, e i glutei, contraendo bene gli addominali, provi a sollevare completamente le gambe spostandole di lato, la testa mi raccomando appoggiato sulle mani. La stessa cosa invece la facciamo con la spalla, attenzione qui la circonduzione è completa delle spalle, attenzione addome sempre chiuso forte e il collo rimane neutro, quindi guarda bene l'esercizio e non scomporti con le gambe. E in questo caso anche qui invece uniamo braccia e gambe, quindi allo stesso modo circonduzione completa e sollevamento delle gambe come prima. E il coach vi saluta e tu allenati bene.